Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sulla Poland Farm. E quest'oggi siamo allo shop freschi di nuovi acquisti. L'unica cosa che devo un attimo vedere è se il campo è già fertilizzato oppure no. Fertilizzazione massima, perfetto. Allora, la cosa importante sarebbe già configurare questi rimorchietti per le patate. In teoria si fanno qua, sì. In modo, cioè a cassoni da carico, diciamo. Adesso vediamo. Configura. Ok. No, aspettate, facciamo. Ok, un pelo più grande, sì. Più che altro adesso è da vedere se riusciamo ad andare indietro abbastanza per fare anche l'altro e non per fare lo stesso. Configura. Ok. Perfetto, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ok, questi quindi direi di lasciarli qua entrambi perché ora andiamo giù al campo di patate, quello che ci siamo comprati la scorsa volta, e lo iniziamo a rimuovere, cioè cominciamo a rimuovere tutte i fogliame, ecco, con questo macchinario apposito. Vediamo un po' se mi ricordo la strada, che è da una vita che non ci passo di qua. In teoria giriamo a destra e dovremmo trovare, vero? No. Torniamo indietro. Riusciamo? Wow. Scusi. Mi spiace. Eh sì, torniamo indietro e andiamo da questa. Penso che il viaggio ve lo eviterò. Vi porterò. Anzi, sapete cosa vi dico? Mi porto giù direttamente anche questo, già che sono dietro. Così da non star qui a far mille viaggi. Anzi, e già che siamo indietro, vi dico un'altra cosa. Ci prendiamo anche i carretti. Ok. Non sterza praticamente nulla. In teoria basta abbassare. Sì, è giusto. Perché questa non è rimuovi steli. Quindi dobbiamo prima passare l'altro macchinario e poi andiamo con questo. Guardate che mezzo, mamma mia, cioè. Questo qui dovrebbe essere un mezzo russo più che polacco, eh. Però vabbè. Va bene lo stesso. Allora, ci attacchiamo dietro. Fantastico, così non dobbiamo farmi. Mamma mia, che bello. Che bella l'animazione, interessante. Così che non dobbiamo farci mille viaggi. Allora andiamo a 25 come il mezzo lì dietro, se no lo perdiamo subito. Andiamo un po' più piano, modo che ci raggiunga. Ok. Allora, scorsa volta era qui questo perché tanto tempo fa abbiamo venduto i balloni di fieno. Ah, e poi vi ricordo che abbiamo ancora quelli di insilato da recuperare. Prima o poi li andremo a recuperare con una mod molto molto interessante, che dovrebbe derivare da, non lo so da dove, da un modder polacco sembrerebbe. Spero vi possa piacere la mod, ma penso di sì. A me, cioè, non l'ho ancora provata, però da quel che ho visto sembra interessante. L'avevo già usata anni fa sui vecchi farming, ecco. Adesso qui ci rechiamo direttamente al nostro campo e ci vediamo lì. Ok, siamo qua nei pressi del nostro posticino. Si sono fatte le strade asfaltate qui, non sono più sterrate, ma c'è un po' d'asfalto, meno male. Vabbè, Dio, intanto siamo con un trattore, non siamo con un'auto sportiva. Quindi, vabbè, il campo sì, mi pare che l'avevamo preso assieme. Vediamo un po', no, non siamo ancora arrivati. Qui no, non potevo mettere nulla dietro. Di solito, vabbè, i macchinari nuovi si mette davanti questo macchinario. Qui no, soltanto dietro. È strano perché sembrerebbe un raccogli. Sapete che ho fatto una cavolata, mi sa? Anche questo è un raccogli patate. Ci voleva quello davanti. Sicuramente ho fatto sta gran cavolata. Adesso vediamo. Perché qua appunto il serbatoio sembrerebbe. Però non ci dà la capienza. Questa cosa è strana. O che per le foglie che le butta fuori ai lati. Vabbè,
Ah, vabbè, adesso vediamo subito, Allora, eccoci qua. In teoria sembra già pronto, credevo. Sì, rimuovi steli, perfetto. Allora, direi di sganciare dietro e direi di buttarci qua dentro nel campo. Ok, abbasso. No, dispiega. Ah no, basta solo accendere, ok. Trinciafoglie, ok. Ah sì, ok. Fa soltanto sto lavoretto. Trincia le foglie e le butta giù ai lati. Non c'è magari una possibilità di ruotare qualcosa, no. Fa direttamente lui, ok. Magari diminuiamo un po' la velocità poi. 12 all'ora va più che bene. Sì, sarà un lavoro molto molto lungo, però ne varrà la pena perché senza passare questo macchinario, questo attrezzo, non potremmo appunto raccogliere le nostre patate. Infatti vedete qua, si restano le cime delle piante, diciamo, le cime, oddio. Fa ridere come cosa, però sì, sarebbero delle sorte di cime. Butta tutto in giro, ok. Vabbè, meglio. In teoria bisognerebbe passare subito dietro con l'altro che le raccoglie, perché poi dopo la secondo giro capita che andiamo a raccogliere anche, cioè raccogliamo le patate ma anche le foglie che abbiamo trinciato. Trinciato? Sì, o tritato, quello che volete dire. Come meglio preferite, ecco. Guarda che bello sto, che è accoppiata. Se usavo il trattore più grande, lo Z L'Ursus forse, o lo ZTS, era un po' esagerato. Questo qua invece direi che va più che bene. Poi dovrei comprarmi un altro macchinario identico, un po' una gran cavolata, identico ma che ha lo script, penso, cambi soltanto di script, per raccogliere le bietole, perché penso che ci compreremo anche il campetto lì. Adesso per le patate e le bietole va bene sempre lo stesso macchinario, però per trinciare ci vuole questo qua. E vi faccio vedere nello shop. Allora, questo qui vedete patate e bietole, qua patate, barbabietole, onion, tutte le cose qua, lattuga, carote, è tutto diverso. Vabbè, costa 1500 euro, una cavolata, però lo sbattimento di andare su e giù al negozio. Nuovi veicoli, 500, ma abbiamo qualcosa di noleggiato? No, non lo so cosa sia, quel 500 lì che abbiamo speso. Boh, chi lo sa. Allora, direi di fare il giro anche da qua. Vabbè, no, vabbè, non possiamo andare a provare sul campo lì perché non è nostro, quindi non ci lascerebbe far nulla. Adesso direi che arriviamo qua e poi facciamo, che ne so, un taglio in mezzo. Ah no, beh, aspetta, sbagliamo qua direttamente. Andiamo dritti al posto di girare a sinistra. E abbiamo risolto tutto. Sì, stiamo calpestando tutto. Non so in realtà quanto sia bella la cosa, però penso che sia così anche nella realtà, se c'è il macchinario. In teoria bisognerebbe stare al di fuori, cioè non bisognerebbe calpestare la pianta. Però, noi stiamo andando storti. Dovremmo andare in quel senso lì, vedete? In modo che andremo dritti, anzi facciamo così, in modo che qua andiamo dritti e sì, stiamo calpestando soltanto le piante, così non staremmo calpestando nulla. Esattamente, gli facciamo anche una bella scrina a sto mezzetto. Mamma mia, che belli sti mezzi, mi piacciono un sacco come potete ben capire. Allora, dopo ritornare e vabbè, lascia un po' indietro quel pezzo, fa niente. Più che altro avrei dovuto fare due passate qua perché adesso arriviamo in fondo. Io lo spengo, perché se ci fosse stata la possibilità di alzarlo avrei alzato. Però vabbè, lo spegniamo. Qui stiamo distruggendo praticamente tutto. Ok, qui riaccendiamo. E no, però dobbiamo fare ritorno dall'altra, perché così buttiamo tutta la roba trinciata sulle patate che sì, sulla parte di raccolto che andremo poi ancora a raccogliere in futuro. Guardate che brutto il fatto delle texture che vanno in là. Però
però ben sapete che è così su questa mappa, o per il fatto della grafica che non è al massimo, non sono in ultra, sono in molto alto, mi pare, oppure ho modificato qualcosa che non andasse troppo a influire sulla qualità grafica del video, oppure non ne ho la più pallida idea. Io sapete cosa vi dico, adesso facciamo un'altra passata e poi li metterei, che ne so, l'automatico. Anzi, no. Facciamo sto pezzetto. Sì, facciamo sto pezzetto. Poi torniamo e li mettiamo all'automatico. Torniamo indietro di qua, dai, sì. E vediamo un po' come se la cava. Anzi, qui magari. Dai, faccio un'altra passata. Togliamo un po' di qua, in modo che poi possiamo prendere l'altro macchinario e possiamo iniziare a raccogliere finalmente ste benedette patate. Se no, non facciamo più niente. Allora, 25 all'ora, è giusto? Un trattore non va di più. Sembra fatto apposta. L'accoppiata perfetta, davvero. Non so quanto sia bella sta cosa che andiamo a pestare tutto, però scusatemi, davvero. Cioè, non sterza niente il trattore, in poche parole. Vorrei fare le cose fatte bene, ma se non sterza nulla, cioè, che ve lo dico a fare? È un mezzo un po' così, un po' datato. Ormai dobbiamo anche pulirlo, è già su 5 ore. Vabbè, ormai siamo anche inoltrati con gli episodi, saremo già una decina di episodi. Se non di più, no, però saremo 13, 15 episodi massimi, credo. E devo ancora finire in farm di trebbiare il solito campo, che è il 25, e io poi farò anche il 33, ma magari farò un video al riguardo con un'altra trebbia. Faremo qualcosa un po' più in grande, vediamo. Cioè, in grande. Con una seconda trebbia sempre piccola. Però avendo due trebbie, diciamo che è una cosa in grande qua. Allora, diamogli l'automatico. Vabbè, gli faccio vedere tutti i mezzi. L'auto della polizia. Allora, direi che qua i cassoni me li posso lasciare tipo qua. E direi che possiamo andare qua col nostro. Dispiegandolo. Ma mi sa che è già dispiegato. Scusate, eh. Ok. Ah, gli specchietti sono. No, non mi interessa. Devo solo abbassare e siamo a posto in teoria. Dai, mettiamoci qua così. Abbassa ed accendi. Esattamente. Velocità bella, bella elevata, 25 all'ora, sinceramente. Ok, infatti qua c'è una texture che ci. Si vede che. Sì, ok. Si nota che sta raccogliendo. Ha una velocità di riempimento davvero elevata. Adesso poi vediamo un po' quanto ci fruttano le patate. Se abbiamo anche il silos, oppure mi potrei prendere una sorta di capanno. Patate, no, non abbiamo nulla. Volendo ci sono in giro dei capanni, magari me ne comprerò uno. In modo da poter stoccare le patate lì e poi alla fine andare a vendere tutto. Allora, gli specchietti lì ce li regoliamo un po' noi. Ok, e di qua. Allora, freniamo prima, poi lo sistemiamo. Ok. Cosa facciamo? Spegniamo? No, alziamo. Facciamo acceso. Magari è meglio arrivare fino in. Vabbè, in fondo poi facciamo una passata dopo. Non sterza nulla, quindi bel da fare. Ci darà davvero del gran da fare questo macchinario. E più che altro è da capire un po' dove siamo già passati o no, perché. Allora, in teoria fin qui lavora, eh. Eh sì, in teoria potremmo stare anche così. Però dietro non l'abbiamo fatto, quindi facciamo una roba di questo tipo. Magari lavoriamo un po' meno, ma. Andiamo con la certezza di non lasciare indietro niente. E penso che arriveremo in fondo e siamo già pieni. Guardate che svolta brutta che ha fatto. Davvero molto brutta.
Ah no, basta con la O e apriamo il condotto. Ci starebbe scaricare tutto qua per terra, però no, dai, in futuro magari lo faremo. Ora come ora no. Cavoli, qua con questo macchinario ci starebbe davvero fare le piantagioni di patate. Ci starebbe, sì che ci starebbe. Piantagioni di patate in un sacco di campi e tipo con due di questi macchinari li andiamo a raccogliere. Cioè andiamo a raccogliere tutto quanto. Allora, vediamo un po' se riesco a stare un po' più largo. Ok, in teoria così dovrebbe lavorare sempre. Cioè dovrebbe lavorare tutto quanto. Ok, sì, lavora tutto quanto. Vorrei capire anche come fa la svolta il tipo lì. Ok, magari c'è la strada e dà problemi. Magari c'era il palo lì e gli dà problemi. No, però fa come cavoli gli pare. Vedete? Vabbè, basta che poi riprende dopo. Più o meno. C'è di meglio. Qui arriviamo in fondo oppure no? Si riempirà prima. Mi sa di sì. Mi sa che si riempie prima. KC. Vabbè, non è una B quella, è una lettera russa. Vabbè, io direi che inizio qua un pezzo, vado giù subito a scaricare. Anzi, no, ragazzi. Sapete che vi dico? Ci starebbe usare quella mod che abbiamo giù, questa qua. Questo qua. Però no, dai, stavolta no. C'è anche una mod italiana, però quella la voglio usare sulla mappa italiana. Dai, qui, dato che abbiamo sto canotto, andiamo a scaricare sui rimorchi. Che adesso aspettate, li tiriamo qua in campo. Ovviamente pestando giù tutte le patate nuove. Come giusto che sia. L'ideale, sì, anche qui era prenderci un trattore e tirarci dentro tutto in campo. Però siamo di fretta, noi facciamo così. Ci prendiamo il cassone, li mettiamo qua. Quanto porto? 10.000 litri. Alla faccia. Ok, lì ho dispiegato, vediamo se riesce a sterzare a sufficienza. Sì, e scarichiamo. In teoria il cassone porta poco più di 10.000. Giù di lì. Beh, io non vorrei dilungarmi tantissimo neanche con questo video. Spero vi sia piaciuto, spero vi sia piaciuta l'idea. Adesso andrò avanti a farmi tanto, tanto, tanto raccolto. Guardate che bel mezzettino. Guardate anche il cardano come si muove. Ah, perché non si ferma, va direttamente per quello che. Ok. Ah no, torna indietro. No, va direttamente. È per quello che dà problemi. E il cassone lì. Ah, porta 8.000 litri quindi. Vabbè. Scarichiamo in quest'altro. Quindi ci vuole sicuramente un altro trattore per i trasporti. Se no, dobbiamo scaricare tutto per terra. Io spero che il video vi sia piaciuto. Spero che vi sia piaciuta questa mod qua, che è stupenda. E niente, io vi saluto e vi ringrazio, noi ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video. Magari qua mi recupero prima tutte le patate e poi ripasso. Questa qui la metto dopo a lavorare. E niente, ciao a tutti ragazzi e alla prossima.